Amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale, per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare del campionato del mondo di calcio che si svolgerà nel 2026 tra gli Stati Uniti, il Canada e il Messico. Una formula, quella del prossimo mondiale, completamente rivoluzionata. Infatti parteciperanno 48 squadre. Si sono svolte varie partite di qualificazione nei vari continenti. Cominciamo a parlare del Sud America, un gruppo unico con 10 squadre. Le prime 6 accedono direttamente al mondiale, mentre la settima accederà agli spareggi intercontinentali. La classifica al momento, dopo 10 partite su 18, vede in testa l'Argentina. I campioni del mondo sono al primo posto, lanciatissimi verso la qualificazione con 22 punti, seguiti dalla Colombia con 19 punti, poi l'Uruguay e il Brasile, che si rivede nelle zone alte della classifica, con 16 punti. Al quinto posto c'è l'Ecuador con 13 punti, nonostante 3 punti di penalizzazione. La Paraguay è al sesto posto, anche con 13 punti. Al settimo posto la Bolivia con 12 punti, al ottavo posto il Venezuela con 11 punti, chiudono il Perù con 6 e il Cile con 5 punti. Passiamo ora all'Asia, che al suo terzo turno di qualificazione, 18 le squadre rimaste in corsa delle 46 che hanno iniziato il percorso, alla fine saranno 8 le squadre qualificate al mondiale più una agli spareggi intercontinentali. Vediamo le classifiche di queste 18 squadre suddivise in 3 gruppi da 6, dove le prime 2 accedono direttamente al mondiale, le squadre che arriveranno terze e quarte invece accederanno al quarto turno di qualificazione, saranno eliminate invece le ultime 2. Il gruppo A vede una coppia in testa, Iran e Uzbekistan hanno 10 punti, seguiti da Emirati Arabi e Qatar, che hanno 4 punti a testa. Poi c'è il Kirghizistan con 3 punti, chiude la classifica la Corea del Nord, che ha solo 2 punti. Nel gruppo B in testa troviamo invece la Corea del Sud in testa con 10 punti, seguita da Giordania e Iraq, che hanno 7 punti, l'Oman e il Kuwait 3 punti, chiude la classifica la Palestina con 2 punti. Chiudiamo con il gruppo C, che vede una squadra sola al comando, è il Giappone, che ha 10 punti in classifica. Pensate, alla sua decima partita di qualificazione ha subito il suo primo gol, tra l'altro su autorete, nella partita contro l'Australia. Australia che ha secondo posto, al pari dell'Arabia Saudita e il Bahrain. Tutte queste squadre hanno 5 punti, l'Indonesia e la Cina chiudono la classifica con 3 punti. Non si sono svolte partite di qualificazione in Africa e in Nord America. Le squadre africane sono attualmente impegnate nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa, mentre quelle nordamericane sono impegnate nella CONCACAF Nations League, il torneo riservato alle squadre nordamericane, equivalente alla quella europea, la Nations League europea. Passiamo all'Oceania, che ha visto il via dei suoi gironi di qualificazione. 8 le squadre coinvolte, suddivise in 2 gruppi da 4, le prime 2 accedono alle semifinali e poi alla finale, che decreterà l'unica squadra qualificata per l'Oceania al mondiale. Sarà la prima volta per questo continente, mentre la seconda accederà agli spareggi intercontinentali. Vediamo le classifiche dopo la prima partita di qualificazione, la prima di 3, infatti sono gironi con partite di sola andata. Nel gruppo A troviamo in testa Nuova Caledonia e Figi con 3 punti, che vincono le loro partite contro le Isole Salomone e la Papua Nuova Guinea, che hanno ovviamente 0 punti. Nel gruppo B troviamo invece a 3 punti Vanuatu, e la grande favorita di questo raggruppamento, la Nuova Zelanda, con 3 punti, che hanno battuto nelle loro rispettive partite Samoa e Tahiti. Quindi, come detto, ci sarà una squadra oceanica qualificata. L'unico continente che invece deve ancora dare il via alle qualificazioni è l'Europa. Le 54 federazioni coinvolte, perché la Russia, come sapete, per il momento è esclusa, si giocheranno i 16 posti riservati all'Europa al mondiale. 12 saranno per le squadre che vinceranno i 12 gironi di qualificazione, gli ultimi 4 invece saranno per le squadre vincenti dei play-off. Bene, si chiude qui questo appuntamento per quanto riguarda il campionato del mondo. Come sempre, se avete consigli o suggerimenti potete scrivercelo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kickoff, la rubrica di calcio internazionale. Ciao!